Per finire è stato un anno difficile e impegnativo per la Questura, gli agenti in particolare impegnati su due fronti, immigrazione e pandemia. No, sicuramente diciamo, sono state assorbenti queste due attività, sì, molto assorbenti, sia perché l'immigrazione è stata complicata dalla pandemia, l'immigrazione già diciamo, è una delle attività che ci assorbe tanto, ma a prescindere diciamo, dall'anno in sé, perché compare nel tempo diciamo, si è consolidato il fenomeno. Ma chiaramente tutto questo, la pandemia ha ulteriormente provocato grandi difficoltà sotto il profilo, diciamo, della gestione dei flussi migratori. E contemporaneamente la pandemia che in sé, insomma, ha creato non poche difficoltà anche con riferimento ai controlli e alle attenzioni che bisogna porre. Quindi due delle attività più assorbenti sicuramente, ma senza dimenticare le altre, come il controllo del territorio, la polizia giudiziaria, tutta l'attività provvedimentale tipica della questura e che chiaramente diciamo, non possono essere assolutamente trascurate perché sono altrettanto importanti e sulle quali poi si misura anche l'attività e il gradimento che la gente ha nei nostri confronti e devo dire comunque è elevato. Che augurio si sente di rivolgere ai trapanesi? Ma io intanto vi invito a essere prudenti perché la pandemia in questo momento è abbastanza arzilla, dico, visto che questa variante sembra che stia creando non poche difficoltà. Quindi massima prudenza in questo fine anno, e massima prudenza anche nel prossimo. L'augurio che faccio è quello di un 2022 che finalmente ci veda fuori da questo tunnel.